strada, proprio per combattere attraverso una forma di deterrenza quel buonismo forense dei giudici tipico del minimo della pena. Quindi chi azzarda la guida, eccetera, in tutti gli altri casi, non farà più parte della comunità stradale per alcuni anni grazie al ritiro della patente. Però io vi chiedo, i controlli sulle strade dove sono? Nel senso che purtroppo sono pochi i mezzi e gli uomini a disposizione, nel senso che i ministeri, come sapete, tagliano molto su uomini e mezzi. E poi soprattutto voglio lanciare anche una provocazione, cioè le case automobilistiche li mettono sul mercato i bolidi che sfrecciano oltre 300 km orari, quindi ci sono anche delle implicazioni economiche dell'industria automobilistica che appunto rendono difficile questo percorso. Abbiamo parlato quindi di omicidio personale stradale, poi ci sono le lesioni personali stradali gravi o gravissime. Molto importante è l'accertamento coattivo, cioè è previsto dal punto di vista operativo che anche per l'omicidio e le lesioni stradali si possa procedere al prelievo coattivo e quindi all'accompagnamento presso una struttura sanitaria per procedere al prelievo coattivo quando il conducente si rifiuta di sottoporsi ai test per alcol e droga. Nel momento in cui il conducente si dovesse rifiutare, potrà essere disposto anche oralmente dal magistrato l'ordine per il prelievo coattivo, fatta salvo ovviamente la compagna del GIP entro le 48 ore successive. Quindi questo è uno degli interventi più importanti, il prelievo oncologico coattivo, sia in forma di perizia durante il dibattimento, sia in forma di accertamento tecnico durante le indagini preliminari. Poi c'è l'ipotesi dell'arresto in flagranza obbligatorio, quindi l'articolo 602 del codice di procedura penale prevede che sia obbligatorio l'arresto in flagranza nel caso in cui l'omicidio stradale sia stato commesso in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze psicotrope, oppure se è stato commesso dal conducente che comunque è un professionista con ebbrezza media, quindi anche al di sotto della soglia del 1,5 di cui abbiamo parlato prima. Poi vabbè, ci sono anche le ipotesi di arresto in flagranza facoltativo. E poi ci sono i casi di esclusione dell'arresto nel momento in cui il conducente si presti a prestare soccorso, proprio perché l'obiettivo del legislatore è quello di dare importanza alla tutela della salute della vittima. Poi sono raddoppiati anche i termini per la prescrizione, quindi l'omicidio stradale semplice si prescrive in 14 anni, quello aggravato di ebbrezza media in 20 anni e quello aggravato all'uso di stupefacenti in 24 anni. Quindi vi dicevo, e sto per terminare, che a mio avviso forse si poteva più essere incisivi, magari evitando di consentire l'adesione ai riti alternativi al giudizio ordinario, e quindi mi riferisco al giudizio abbreviato, al patteggiamento, perché chi aderisce al giudizio abbreviato avrà un abbattimento sempre di un terzo della pena, mentre invece per il patteggiamento ci sarà la riduzione fino ad un terzo della pena. Forse sarebbe il caso di essere più coraggiosi e quindi di non consentire in questi casi la scelta del rito alternativo. Sicuramente ripeto, l'inadeguatezza tecnica degli strumenti a disposizione delle forze di pubblica sicurezza, l'esiguità del numero degli operatori. E poi da questo momento in poi sarà molto importante la professionalità dei periti di ufficio e di parte, proprio in relazione all'esito degli accertamenti. Quindi concludo, è proprio la prevenzione come educazione uno dei punti focali su cui bisogna prestare l'attenzione e rivolgersi in particolar modo agli istituti scolastici e ai luoghi di aggregazione. Cercare di educare questi ragazzi ai valori, non certo all'ultimo telefonino alla moda. Quindi la società deve farsi carico di tutto ciò. E la cultura della guida sana che si effettua con la formazione è ovviamente anche necessario che ci siano delle strade idonee, perché le strade che noi abbiamo in Italia di fatto sono obsolete e mal pulite. Quindi in primis la cultura della tutela della vita, ed ecco perché questa campagna nazionale che parte qui da Potenza si estenderà a livello nazionale.